Questo è un anno per le opere prime importante e secondo me anche un anno molto più, come dire, riuscito rispetto tra l'altro ai film invece non opere prime. Io personalmente spingo negli anni perché si abbassi un po' questo limite, perché forse i 40 anni è vero che sono un traguardo, però essendo un premio che incoraggia il talento più giovane, forse si potrebbe fermare anche a 35 la selezione, però diciamo che spesso per un esordio bisogna faticare un po'. La ragazza del mondo di Marco Daglietti. Quello che è successo a Marco Danieli, che ha vinto con La ragazza del mondo dopo il Davide di Donatello, ma credo che fosse nei pensieri anche di Carlo, Luca e Silvia prima del David, perché insomma abbiamo avvertito un po' di tormento su questa terna finale, perché in effetti sono tre bei film. Il resto è quello che è passato appunto nella selezione di una stagione importante, e credo che quello che abbia colpito soprattutto i Verdone sia come dire, anche una sorta di adesione al pensiero di Mario. Penso che ci sia stata anche questa voglia di rigore, di novità, di una regia asciutta, e poi soprattutto la scoperta di un tema come quello del racconto di una storia ambientata nel mondo dei testimoni di Geova, che in effetti è un'assoluta novità. Questa credo sia stata una scoperta per molti. Certo, molti di questi film adesso li rielaboreremo per la selezione di Nastri d'Argento, che naturalmente comprenderà anche altre possibili opere candidate, perché per arrivare a 5 partiamo quest'anno da un numero però più grande, perché ne sono usciti altri che ovviamente faranno parte del Verdone dell'anno prossimo, e quindi insomma la selezione quest'anno forse avremo anche su 15-20 titoli, che insomma sarà una bella lotta. Comunque ci proviamo, e noi qui a Lecce tra l'altro collaboriamo anche per la scelta di un attore europeo, quindi insomma è un altro modo di incoraggiare comunque un talento che va oltre l'Italia, ma che ci fa piacere che sia sempre orientato a una grande scelta di qualità.